Ieri abbiamo visto una formazione azzurra schierata a zona in difesa, cosa che aveva messo in difficoltà i giocatori portoghesi. Adesso la Germania viene da una vittoria 6-3 nella partita d'esordio contro l'Inghilterra, quindi a 3 punti in classifica, e l'Inghilterra difendeva uomo nell'occasione, sì. Quindi oggi vediamo, l'Italia sicuramente va a riproporre la stessa difesa a zona, vediamo come si adeguano i giocatori tedeschi, se incontreranno delle difficoltà che non hanno incontrato anche per la minor levatura tecnica. Tutto. Si va dietro la porta di Barozzi, si stringono le maglie, gran numero e grande rete, grandissimo numero, se vado a sorprendere la difesa, ma Mark Wojcinkic ha veramente fatto un bel numero, forse troppo leggera la difesa azzurra, Cesare. Sì. Sorpresa, si aspettavano un passaggio, ha fatto tutto lui, rivediamo con questa telecamera proprio qua la bella Veronica e poi riesce a trovare lo spiraglio, sì. 1-0. Direi che ha qualche responsabilità nel caso Motaran, che si è fatto superare dall'uomo che schizzava da dietro porta. Naldis si era spostato, ha ricevuto bene palla, ecco qua. Poi l'Italia che ruba palla, potrebbe ripartire con Travasino, bello l'assist, c'è lo spazio alla rete di Festa sull'assist di Motaran, un triangolo velocissimo sull'asse Travasino Motaran Festa 1-1. Sì, di prima intenzione Festa ha concluso sull'assist di Motaran, tutto di prima Travasino Motaran Festa e bella conclusione di Festa che si è sbloccato. E quindi gol di Festa che riporta l'Italia sul pareggio e quindi Germania che si ripropone con la formazione con la quale aveva iniziato la partita. Bello questo tiro di Travasino, Travasino, rete, 2-1, lesto nel recuperare la sua prima battuta respinta da Patrick Glowka e nel silenzio più totale dell'Unihalle. Travasino va a insaccare la rete del 2-1, ecco la grinta di Cupisti e allora andiamo a rivedere nel replay la prima battuta, poi disco che finisce ancora sulla stecca dopo che Berinaldis è stato contrastato. Travasino ha avuto tutto il tempo, essendo smarcato, di prendere la mira. Fallo c'era, nel senso che poi il Beren aveva avuto tutta la possibilità di andare ad eseguire. Allora tutto è pronto, Barozzi, no, arriva il rete, mi sembra infatti no. Così non è, no. Perché aveva fischiato un attimo prima l'arbitro, che non deve fischiare tra l'altro, aveva fischiato l'interruzione perché sì, era l'altro avuto, arbitro, non avevo avuto l'autorizzazione dal secondo arbitro per far partire l'azione, le due formazioni devono stare in dentro l'area opposta e così non era. È ancora Bernadovic contro Barozzi, andiamo a rivivere. Rigore, parata di Barozzi, attenzione adesso alla ribattuta perché arrivano molto veloci i giocatori tedeschi, ma è bravo Motaran, attenzione ancora lì, Motaran ancora ci mette la stecca e pericolo scampato per l'Italia, poi arriva il fallo ai danni di Motaran da parte di Felix Bender. E di Hockey Pista 2010, Italia in vantaggio contro i padroni di casa della Germania per 2-1, rivediamo quanto è successo nel corso della prima frazione. E questa è la rete che un po' aveva sorpreso gli azzurri. Bello il gesto di Wojcinkic, ma alcune colpe, come sottolineato già in fase di diretta, da parte della difesa azzurra non irreprensibile. È venuto a trovarci in postazione Marcello Bulgarelli. Buonasera Marcello. Lui è il curatore del sito di riferimento per l'hockey pista italiano, dopo naturalmente quello della, insieme a quello della federazione. Hockeypista.it,
state seguendo tutto l'europeo, tenete informati i vostri utenti qua minuto per minuto su tutte le partite di questi europei. Un commento su questo primo tempo dell'Italia. Sì, buonasera, credo che è un po' la partita che ci si aspettava. Questa sera gli azzurri erano chiamati non a difendersi dagli attacchi di una squadra top come il Portogallo, ma a dover costruire contro una formazione volitiva ma senz'altro di livello inferiore agli azzurri come la Germania, e stanno emergendo un po' le criticità di questa nazionale, in particolare nel gioco offensivo. E Travasino hanno la meglio i due colossi della difesa azzurra. Motaran, tiro, secco, rete, 3-1, grandissimo Motaran, è partito dalla propria area e ha scaricato tutta la potenza di cui lui è capace con un diagonale secco. Si è spenta la luce per Patrick Globka. Ecco qua, rivediamo, grandissima conclusione, sì. Nulla da fare, nell'angolino alto ha pulito le ragnatele dal 7 con questo terra aria Motaran, sì. E quindi Germania con lo stesso Bernardovic che sta ancora tirando il fiato dalla grande progressione di prima contro Barozze. Va Bernardovic, finta contro finta, rete, 3-2, bravo Bernardovic, prima a procurarsi il fallo e dopo a realizzare la rete che gasa tutto il pubblico presente qui all'Unihalle Arena. Tanto è rientrato il Luzzi per Borsi. Peccato, in una buona fase per l'Italia, con buoni attacchi, non stava correndo grandi pericoli di dietro, è arrivato a questa azione in velocità di Bernardovic. La Germania, tutto è pronto, Berendt contro Barozzi, tiro Barozzi, Berendt ancora l'occasione e arriva la rete del 3-3 per il giocatore tedesco, e quindi con due punizioni dirette l'Italia subisce due reti, sì. E adesso tra l'altro in 40 secondi abbiamo sprecato il doppio vantaggio, adesso è entrato Sterpini. Ecco qua che intanto rivediamo, prima parata di Barozzi, poi il tocco che passa tra le gambe proprio di Barozzi e uno sotto. Sì. Allora, ultimi 10 secondi, ultima occasione per l'Italia, Festa va uno contro uno, Festa girata e non va. Attenzione, manca un secondo, suona la sirena che arriva in questo momento e quindi tre pari e ottima prova della Germania, ho visto anche braccia levate come se avessero vinto sulla, sì, panchina tedesca. Beh, chiaro che per la Germania, per come si era messa la gara, è sicuramente un risultato molto positivo, anche perché dal punto di vista della classifica è il quarto punto per la Germania e quindi fa comodo. Chiaro che un po' di amarezza per l'Italia c'è, perché per come si era messa la partita, per il risultato e anche per come ho giocato l'Italia fino a quel momento, la vittoria era un obiettivo raggiungibile. Peccato. Allora, situazione del gruppo B, ovvero il gruppo di cui fa parte l'Italia. Il Portogallo è a punteggio pieno, 14-1 oggi la vittoria dei portoghesi contro l'Inghilterra, quindi 6 punti per il Portogallo, 4 punti per la Germania, una vittoria con l'Inghilterra e un pareggio, 1 punto per l'Italia, a 0 il fanalino di coda del girone l'Inghilterra. Prossima partita con il Portogallo e la Germania che si affronteranno domani con i tedeschi, che sapranno già quanti gol avrà fatto se dovesse vincere l'Italia contro la formazione inglese. Beh, per il discorso della differenza reti, secondo e terzo posto a questo punto si dovrebbero giocare sulla differenza reti fra Germania e Italia. Sì, ricordiamo 4-1 qua
tanta fortuna abbiamo rivisto, sì, di Barozzi. Ecco, e fallo inutile. Fallo inutile questo e fallo misterioso l'altro, che ha permesso alla Germania di fare l'1-2. Bravo però qua nell'occasione Bernardovic a giocare, sì, di stecca per andare, ed ecco qua il gol del 3-3 in seguito al cartellino blu per Motaran. E anche qui una sorta di beffa, Cesare. Sì, la parata poi sul recupero, la conclusione. E poi qua le ultime fasi della partita, qua la Germania è andata vicina alla vittoria con questa conclusione, a dire la verità non proprio. Intanto ci ha raggiunto anche il commissario tecnico della nazionale Alessandro Cupisti. Abbiamo appena rivisto le fasi salienti di questo secondo tempo, una partita che sembrava in mano agli azzurri, poi due falli, forse due ingenuità da parte dei ragazzi, due grandissime ingenuità, abbiamo regalato un risultato alla Germania, partita che ce l'avevamo fatta a portarla sul 3-1 con due gol di scarto, abbiamo fatto due ingenuità incredibili. Quello che mi fa più rabbia è che qua ci sono dei giocatori che devono dimostrare di essere dei giocatori e giocano con superficialità, con un po' troppa spensieratezza. Per Vito ci vuole della cattiveria agonistica, quando si è davanti alla porta la pallina va picchiata dentro con forza, non con troppa superficialità. Questo, ecco, mi dispiace. Abbiamo proprio sottolineato in fase di telecronaca diretta, in alcune occasioni è sembrato avere la paura di avere il possesso della palla, di assumersi la responsabilità della conclusione. No, non è paura. Non è assolutamente paura, è questione di essere un po' presuntuosi, che è bello fare un giochino, è bello fare una fintina in più, alzare una pallina in più, invece che la concretezza. Quando abbiamo voluto essere concreti siamo passati in vantaggio dall'1-0 per loro a 3-1 per noi. Dopo con delle ingenuità, ma ingenuità che giocatori che giocano in Serie A non si possono permettere, gli abbiamo regalato il risultato. Comunque non è ancora... Tutto è ancora aperto, tutto per ancora il secondo aperto, terzo quello posto. È chiaro, è normale. Quello fa soltanto rabbia, perché è dura sacrificarsi, abbiamo visto che il nostro potenziale è questo, e se i ragazzi mettono l'anima ma convinti fino in fondo riusciamo a fare i risultati, se pensano di essere già arrivati abbiamo già finito. Comunque un Cupisti che ha visto dei miglioramenti rispetto alla partita di ieri contro il Portogallo. Ma rispetto a ieri col Portogallo abbiamo avuto un po' più di profondità, perché la punta ha fatto effettivamente la punta, De Rinaldi è l'unica punta che abbiamo e da sfocio in avanti. Il resto abbiamo avuto giocatori che partono dalle retrovie con tocchi di palla un po' troppo. Niente, c'è stato almeno un paio di aperture di contropiede, quando siamo riusciti a fare due passaggi in velocità abbiamo fatto subito il gol. Per il resto un po' troppo leziosi. E domani l'Inghilterra fa la linea di coda grazie ad Alessandro Cupisti. Domani alle ore 19:15, quindi ci sarà la partita della nazionale azzurra contro l'Inghilterra e poi vedremo cosa succederà per la composizione dei quarti di finale. Quindi dalla Unihalle di Wuppertal per questa seconda giornata, Italia-Germania hanno pareggiato 3-3. Io ringrazio Cesare Baiardi per il prezioso supporto tecnico, appuntamento a domani per la terza partita di questi europei di hockey e pista da Andrea De Luca. Buona serata a tutti voi.